Festa della Repubblica, 2 giugno, lei è arrivata qui direttamente dall'Italia per l'Italy Run. Com'è stata l'emozione di partecipare appunto a questa maratona piccola? È bello come lo sport diventa poi grande strumento di inclusione sociale, come abbatte le barriere culturali che tante volte anche per ignoranza si tirano su. È bello vedere che lo sport parla una lingua sola. Poi mi ha particolarmente emozionato che in una giornata così importante come il 2 giugno, durante la quale noi festeggiamo la Repubblica Italiana, tanti italiani qui si siano voluti avvicinare a noi e soprattutto americani innamorati dell'Italia. Anche un'occasione per rafforzare il legame che c'è tra Stati Uniti e Italia. Sono stata felice non solo di essere presente in qualità di atleta paralimpica e per quello che ha significato per me lo sport, però ieri rappresentavo anche la delegazione italiana di parlamentari e sono felice di aver visto tutta questa partecipazione. Io adesso mi impegno ad allenarmi, mi faccio le gambe nuove con un piede apposta per poterla correre anch'io l'anno prossimo, perché sarebbe fantastico. Ho dovuto vedere correre gli altri dal palco, però ho raccolto comunque questa grande energia e penso che in un momento come questo, soprattutto per chi guarda da casa, per quelli pigri che hanno perso la fiducia, che non trovano più stimoli per uscire, per sorridere alla vita, lo sport regala tanta di quell'energia che non puoi voltarti dall'altra parte, insomma riesci a smuovere anche i più pigri, quindi penso che sia stato un messaggio bello, importante. Poi ho trovato anche, c'era un collega amputato, no? Tra di noi ci chiamiamo colleghi, ho visto un ragazzo con l'arto artificiale al braccio e ci siamo messi a chiacchierare, mi ha detto che mi ha visto in televisione, che era felice di conoscermi dal vivo e mi fa: ma e le gambe da corsa? Gli ho detto: le ho lasciate in Italia. È stato bello. Attraverso la sua associazione ha dato una speranza a un ragazzo che spera di diventare futuro atleta, vero? Ma sì, lo sport, soprattutto per chi vive con una disabilità, diventa anche opportunità di nuova vita. Per molti banalmente è la scusa di uscire di casa. E con la mia onlus cerco di regalare questo. Speranza, un futuro, un sorriso. Abbiamo regalato una protesi da corsa a un ragazzo amputato che ha iniziato a correre a Milano la mezza maratona con le stampelle, poi con la nuova gambina che gli abbiamo dato ha corso la maratona di Milano. Il suo sogno è correre quella di New York, però quindi l'aspettiamo qui a New York. Vediamo se non riusciamo quest'anno, ci organizziamo per l'anno prossimo e io però l'accompagnerò e basta, perché non sono allenata per quello. Io sono una velocista, corro 102,4 e se è la distanza massima che ho fatto, insomma, però ci vengo sempre con grande piacere. Spero solo che questa forza, questa energia che anche lo sport aiuta a trasmettere arrivi a chi guarda da casa e pensa di non avere più la forza di affrontare la vita, che è difficile per tutti. Nessuno ha detto che sarebbe stata facile, però difficile non vuol dire impossibile. E noi l'aspettiamo qui a New York perché verrà, spero, anche a presentare il suo libro Wonder Juicy. Wonder Juicy, e quindi l'aspettiamo veramente a braccia aperte qui a New York. Ma io lo spero, ne abbiamo parlato col console, ne parleremo anche con l'ambasciatore, perché in altre ambasciate italiane all'estero sto organizzando un tour per questo nuovo libro che ho scritto per i bambini, per aiutarli ad approcciarsi alla disabilità con normalità, leggendo in italiano anche dall'estero, per non dimenticare la propria lingua. Ma il mio sogno è anche tradurlo in altre lingue, perché così come lo sport parla una lingua sola, mi piacerebbe che anche la disabilità parlasse una lingua sola e arrivasse alla gente con normalità, perché alla fine non bisogna guardarla come una malattia contagiosa, è uno stato. Io ho avuto un incidente, poteva succedere a chiunque, purtroppo o per fortuna, disabili non sempre si nasce nella vita, a volte lo si diventa, quindi bisogna allenarsi ad affrontare l'imprevisto con coraggio e positività. Quanto forte sente la sua responsabilità ora che è parlamentare? Sento il peso, la responsabilità sulle spalle, ogni passo che faccio e ogni volta che in aula schiaccio un pulsante. Rappresento circa 80.000 italiani ogni,
ogni volta che schiaccio un pulsante. Però io ho la delega nazionale del mio gruppo per le pari opportunità, disabilità, parlo di sport, parlo di donne, parlo di progetti di prevenire fenomeni contro la violenza sulle donne, mi occupo, lavoro nella bicamerale di infanzia e adolescenza, quindi seguo anche i giovani. I progetti legati alla cultura e al lavoro, faccio talmente tante cose che a volte faccio fatica a starmi io dietro, però penso anche che la politica, seppur vista dall'esterno con disgusto, comunque soprattutto in Italia ti guardano un po' come dire ma una come te, ma perché sei sporca con la politica? Non voglio guardare la politica come una cosa sporca, ma come l'opportunità di prestare la propria voce a chi non ce l'ha. Ho approcciato questa avventura con quello spirito con cui secondo me nasce la politica, quello spirito di servizio per cui se tu hai la possibilità di accendere i riflettori su tematiche che altri non reputano prioritarie, io penso che ognuno di noi abbia il dovere, no, di portare avanti un po' questa missione. Se nel mio piccolo posso aiutare a migliorare i diritti di tante persone che vengono comunque marginate dalla società, insomma, penso di aver dato il mio piccolo contributo. Come dite qua, fingers crossed. Esattamente. Come ha trovato l'italianità qui a New York? Le ha dato una carica tantissimo, forte? Tantissimo, perché in Italia in questo periodo, poi in maniera particolare, la gente si scoraggia, si butta a terra, vede solo il negativo, vede tutto quello che in Italia non funziona, dimenticandosi di dare valore alle tante cose invece che abbiamo e che chi vive all'estero riesce ad apprezzare molto di più. Esatto. Quindi secondo me è stato anche importante per me, perché ho raccolto quell'energia e quella voglia di amare l'Italia con tutto quello che rappresenta, con i nostri prodotti, con il made in, con il turismo, anche con la nostra arte e la nostra cultura. Forse quando vivi anche il nostro sport, poi insomma, noi abbiamo delle eccellenze soprattutto nel mondo dello sport, e forse quando vivi all'estero riesci ad apprezzarle di più. E purtroppo poi quando sei dentro si tende ad essere inquinati da un ambiente dove ci si piange addosso. Dovremmo imparare a volerci più bene e anche a valorizzare di più il grande potenziale che abbiamo. Ci vuole coraggio. Sempre nella vita. Ci vuole coraggio.